Passione. Aperitivo al tramonto al Marina d'Arechi Port Village da questa domenica e per tutte le domeniche d'estate. Accoglierà i diportisti, ma non solo, tanta musica, un aperitivo alle mie spalle, ecco, vedete la serata animata da Marco Rovezzi con tutti coloro che rientrano dal mare da una domenica trascorsa appunto all'insegna del relax. Arriva qui tanto divertimento, un modo per finire il weekend sicuramente in maniera spensierata, un modo anche per intendere un porto, un'infrastruttura come un vero e proprio villaggio turistico in città, per chi ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in città, ma anche uno scorcio di queste soltanto, c'è la possibilità, ecco, di entrare in un clima completamente estivo e rilassante. Tutto davvero azzeccato. Ma secondo me di meglio non c'è nulla, quindi da oggi parte questa idea del cocktail al rientro la domenica pomeriggio, domenica sera, quando si torna da una giornata, da un weekend, da un periodo a mare, di essere accolti dalla musica, da cocktail, da un'atmosfera, da un villaggio a mare, che significa vivere la barca non soltanto mentre si è a mare, ma anche quando si rientra nel porto. Mi sembra che comincia a respirarsi un'aria di vacanza e di festosità che è molto importante. È una delle tante offerte di quest'anno che il Marina d'Arechi fa ai suoi diportisti, ma non solo, quindi un villaggio estivo aperto tra l'altro anche un po' all'esterno, ma soprattutto a chi ritorna dal mare in barca e vuole trascorrere una domenica sera di relax prima di ritornare poi alle fatiche della settimana. È proprio così. Diciamo che l'idea è sempre di più che Marina d'Arechi non rappresenti soltanto un ormeggio, e un ormeggio è molto di più. Se dovessi dirla in un altro modo, al costo di un ormeggio hai una vacanza nella tua città e anche non nella tua città, e quindi la voglia di stare assieme, di divertirsi con questo nostro comune denominatore che è la passione per il mare, ma anche ovviamente chi invece non dovesse avere la barca è più che benvenuto per passare una serata così, con questo tramonto meraviglioso del sole che a Marina d'Arechi si vede tramontare dietro Amalfi, Positano, Capri, è veramente un posto magico di sera. Si sta un po' realizzando quello che lei aveva immaginato, aveva sognato per questo posto, per questa struttura. Sì, non soltanto un posto per le imbarcazioni, ma un posto per chi ama il mare. È ovviamente una grande infrastruttura per la nautica, quindi ha tutte le caratteristiche di un porto di altissima qualità. Però noi abbiamo spostato proprio l'attenzione alle persone che hanno bisogno di passare il tempo nella maniera più tranquilla e più rilassata, ma anche più divertente possibile. Stasera è proprio un esempio di quello che stiamo facendo e che faremo tutta l'estate. Quando sono in te, quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che mi gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Il posto, bellissimo posto. I ragazzi del Sempre in Porto mi hanno fatto una proposta della domenica di sviluppare questo aperitivo, e non sono un PR, insomma, sono un musicista, mi diverto, Martino è un amico, insomma, quindi ci sarà sempre una domenica organizzata con musica. Una volta che si varca quella porta o si accede dal porto, c'è veramente un'atmosfera diversa, inaspettata, insomma, almeno per me lo è stata. E vedo che la cosa funziona, il posto è davvero gradevole. Conosco i ragazzi del Sempre in Porto, ma ci eravamo un po' persi di vista. Però è stato un bene ritrovarsi. E abbiamo un sacco di amanti della musica, un sacco di gente che vuole divertirsi. E sembra ogni anno sempre meglio. Vedo che è aumentato anche la scelta di posti di gusto, senza entrare per forza nell'ottica del tipo, insomma, di far entrare
orde di gente, insomma, persone, la massa, per capirci, insomma, un genere, un posto come questo per esempio già va a fare, a mettersi su un piano diverso, scelto da chi vuole passare una serata bella, insomma, questa è quanto. Ciao.